Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e sì, lo so, il titolo di oggi è particolarmente complesso e complicato. Nonostante ciò, è proprio quello di cui voglio parlarvi, come crescere su YouTube. Vi invito a lasciare un like e iniziamo subito con i 5 consigli che vi aiuteranno a far crescere il vostro canale YouTube. Pensandoci bene, però, io non sono la persona più adatta a darvi questi consigli. Ho pensato dunque di raccogliere in questo video consigli che vengono dati da YouTuber che davvero hanno avuto successo, italiani e stranieri. Se avete già visto qualche video inerente a questo tema, qualcuno dei consigli probabilmente lo conoscete già, ma se anche dovesse essercene soltanto uno che può aiutarvi, direi che il video va seguito fino alla fine. Il primo consiglio ci viene dato da Casey Neistat, il re del vlog americano e oserei dire mondiale. Non ci sono veri e propri trucchi su YouTube. Sicuramente è possibile capire come funziona il sito, in modo da aggiungere i giusti tag, le giuste miniature, descrizioni e quant'altro, ma quello che alla fine davvero conta sono i vostri contenuti. Se fate qualcosa di ottimo, di innovativo e lo fate in modo personale, troverete sicuramente il vostro pubblico. Questo consiglio risulta molto scomodo a tutte le persone che si aspettano di caricare un video ed essere famose il giorno seguente. Crescere su YouTube infatti non è una passeggiata. Ci vuole tecnica, ci vuole costanza, ci vuole impegno e anche personalità. Il prossimo consiglio viene da Fan for Lewis. Per crescere su YouTube deve crescere il vostro pubblico e per farlo bisogna capire a chi sono indirizzati i vostri video: adulti, bambini, teenagers, uomini e donne. Bisogna poi trovare altri YouTuber con il nostro stesso pubblico e cercare di ottenere una collaborazione. In questo modo potrete dunque farvi pubblicità gratuita a vicenda, invitando i vostri iscritti a visionare il canale dell'altra persona, che poi farà lo stesso. Questo consiglio non è altro che la versione di YouTube del vecchio detto: l'unione fa la forza. Questo consiglio può essere subito verificato. Basti pensare agli YouTuber italiani che, tra virgolette, contano in questo momento. Possiamo infatti andare a dividerli in diversi gruppetti. Ad esempio abbiamo gli YouTuber di nuova generazione, i viaggiatori e infine i veterani del tubo. Questi ovviamente sono soltanto tre esempi di YouTuber che collaborano tra di loro in modo tale da far crescere i loro canali. Il nostro terzo consiglio viene da uno YouTuber americano che si occupa di gaming. Il suo canale si chiama Pick a Pixel. Non mischiate troppo gli argomenti sul vostro canale. Se ad esempio fate recensioni tecnologiche e ad un tratto fate un video su come truccare la vostra cuginetta, non verrà apprezzato dal vostro pubblico che si aspetta qualcosa ovviamente riguardante la tecnologia. Ovviamente questo non significa che il video non sia bello, ma significa soltanto che non è di interesse per il vostro pubblico. Se quindi vogliamo creare video su argomenti troppo diversi tra loro, conviene infatti creare due canali YouTube, in modo tale che se una persona è interessata a entrambi i video, si iscrive ad entrambi i canali. Se invece una persona vuole seguire soltanto un determinato tipo di video, ha benissimo la possibilità di scegliere. Anche in questo caso voglio farvi un esempio. Pensiamo ad esempio a Marzbar, che è uno YouTuber del Regno Unito. Lui ha tre canali: il canale principale, il canale per i vlog e il canale per la tecnologia. Dunque, chi è interessato soltanto ai vlog può iscriversi al canale dei vlog. Chi è interessato se i vlog per la tecnologia può iscriversi a questi due, chi è interessato anche a contenuti aggiuntivi si iscrive al terzo canale. Dunque abbiamo una buona suddivisione dei contenuti in modo tale che le persone abbiano una buona possibilità di scelta e non siano costrette a vedere sulla propria home video di giardinaggio quando in realtà sono interessate a video sulla musica. Veniamo adesso al nostro quarto consiglio che ci viene dai Trap Brothers. Non inventare tag, utilizza Google Keyword. Google Keyword è uno strumento davvero utile, anch'io l'ho provato, basta mettere dentro una frase o una parola e Google ti dirà quante persone in un mese hanno cercato effettivamente quella parola e dopodiché ti darà tante combinazioni dove compare anche la parola che abbiamo inserito noi e ci fa vedere rispettivamente quante volte questa combinazione è stata cercata, in modo tale da inserire la combinazione che ha più risultati nei nostri tag di YouTube. Vi ho promesso 5 consigli e 5 consigli avrete. Dunque, l'ultimo viene un po' da tutti gli YouTuber che sono d'accordo su questa cosa. Bisogna caricare contenuti costantemente. Infatti, in un mondo dove tutto va così veloce, è necessario continuare a martellare, caricare contenuti, finché dopo le persone non si affezionano a voi oppure ai vostri contenuti. Bisogna quindi entrare a far parte delle abitudini del nostro pubblico. Se ad esempio stabiliamo che tutti i mercoledì alle 2 carico un video, tutti quelli che mi seguono sanno che io mercoledì alle 2 ho caricato un video, per cui magari prima di andare a dormire la sera oppure il giorno dopo vanno a cercarlo perché loro sanno che io quel giorno ho caricato il video. Dunque, se siete rimasti fino a questo punto e ancora non avete lasciato un like, questo è il momento per farlo. Inoltre vi invito a seguirmi su tutti i social che trovate nella descrizione del video, quale Instagram, Telegram e Facebook. Dunque, spero di avervi detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!